Buongiorno a voi e benvenuti sul mio canale. In questo video vedremo la seconda parte della realizzazione dei papaveri su stoffa, disegno che si trova sull'album numero 1 in vendita online, di cui vi lascio il link nel box informazioni. Nel video tutorial precedente avevate visto come avevo dipinto i tre papaveri in primo piano. Adesso i restanti papaveri li dipingerò in un modo completamente diverso. I primi erano messi in primo piano, avevano un colore molto scuro ed intenso, gli altri invece saranno dei fiori messi in secondo piano ed avranno anche un colore quasi da acquerello, quindi molto chiaro. Naturalmente non potendo acquerellare i colori perché il tessuto non mi permette di farlo, perché altrimenti si spanderebbe e farebbe delle grandi macchie. Sono costretta ad ottenere questi colori più chiari, lasciando il colore un po' più liquido, ma mischiandoci del bianco. Il bianco cosa fa? Fa ingrigire, dico io, fa appassire le tinte, le fa risultare più tenui e quindi dipinte con questo colore risulteranno in secondo piano. Questo papavero dipinto in secondo piano, quindi molto più chiaro, comunque deve avere delle sfumature e deve avere delle pieghe. Dobbiamo essere in grado di comprendere guardando che si tratta di un papavero. Oltre ai papaveri, quindi tre in primo piano e due messi in secondo piano, dipinti più chiari, ci saranno dei boccioli. Come vedete la composizione la sto creando, strada facendo, ma preoccupatevi perché riporterò il disegno su carta se vorrete utilizzarlo. Adesso vado a dipingere gli steli. Come faccio spesso, non ho i verdi sulla tavolozza, ma sfrutto i colori che sono nel piattino, perché farò il verde utilizzando il giallo e il blu. E poi, come vedrete, utilizzerò anche i colori caldi, marroni e rossi, perché non farò un verde brillante, ma sarà un verde abbastanza caldo che tende a mettere in evidenza i fiori e tende ad arretrare. Infatti vedrete che farò un fondo molto leggero. I papaveri hanno un aspetto molto grosso e anche abbastanza pesante, come sono stati realizzati su questo tessuto, e quindi voglio alleggerire la composizione.
Osservate come sia gli steli hanno un colore poco intenso, sia i boccioli. In realtà il rosso dei boccioli è abbastanza scuro, ma non altrettanto lo sono i sepali dei boccioli, quindi la parte verde. Lascio così un po' trasparenti. Guardate che gli steli li sto lavorando in negativo. Cioè, che significa? Che non sto facendo la striscetta dello stelo, ma le strisce scure che stanno a fianco degli steli, e gli steli invece restano bianchi, nel colore del tessuto. Sto riempiendo il fondo verde sotto questi papaveri, senza definire le foglie, definendo appena gli steli che comunque sono ben visibili. Negli incolti spesso non riusciamo a distinguere le piante l'uno dall'altro e le foglie dei papaveri, essendo a livello del terreno, non si vedono. Si vedono invece le spighe delle diverse graminacee e i fili di erba e di, appunto, di grano che sono più alti. Ed è quello che andrò a fare in modo che possa risultare questa composizione molto leggera. Vedete come appare trasparente il colore di fondo, proprio come se fosse un acquerello, mentre i tre papaveri danno più l'impressione di essere dipinti con dei colori ad olio. Per realizzare queste frasche molto leggere, ho preso un pennello piatto molto grande, con un pelo sintetico che ha una particolarità. È vecchio e spelacchiato. Questo mi permette di fare
dei colori non ben definiti e anche e soprattutto delle forme non ben definite. Non buttate mai i pennelli vecchi perché soprattutto per fare le fronde sono molto utili. Se sono in pelo sintetico, si possono usare anche per colori leggeri come l'acquerello. Se invece sono di setola, possono essere usati per dipingere colori a olio. Mi raccomando, quando volete realizzare un dipinto così evanescente, è necessario tenere il pennello con estrema leggerezza. La mano non deve mai calcare sul tessuto. Sia che lo usate schiacciando il pelo in verticale per fare effetto seme, effetto frasca, sia che lo tiriate tenendolo di piatto o di lato.
Bene, il risultato è questo. Sono molto soddisfatta del risultato ottenuto. Spero che piaccia anche a voi. Se vi è piaciuto il video, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella delle notifiche. Il video finisce qua. Vi aspetto al prossimo video tutorial. Grazie per la visione e arrivederci.